Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Beh, oggi andiamo a commentare la partita appena conclusa fra Cremonese e Pisa, e persa da Pisa per 2-1. Allora, nel primo tempo tutto avviene, diciamo così, e si conclude nel primo tempo. I primi 10 minuti sono stati devastanti per il Pisa, devastanti. Pisa scende in campo con la mentalità offuscata, annebbiata, e infatti si vede subito, perché Weitz spadroneggia sulla destra. Questo comporta, cioè, lasciare spadroneggiare un giocatore come Weitz, cioè, vuol dire scusate, in poche parole, scavarsi la fossa da soli. E così è stato. Quindi nei primi 10 minuti 2 gol, uno di Valeri e uno di Sciofa. E meno male che poi si è rinquadrata un po' la situazione. D'Angelo ha cambiato modulo 4-4-2 ed è stata, secondo me, la mossa giusta. È stata la mossa giusta perché si è vista una squadra crescendo, increscendo, via via. E al 18esimo Vido sfrutta l'errore difensivo di Bartolomeo e Vido in sacca. Al 18esimo, siamo al 18esimo nel primo tempo. Poi Paolo Palombi, come al solito, al 29esimo, se non è Paolo, è traversa, e oggi è stata traversa. Vabbè, questo ragazzo non ce la butta, ragazzi, nemmeno con le mani, nemmeno con le mani. Quindi bisogna allargare. 7 metri rotti alla porta, bisognerebbe portare la porta a 8 metri e la traversa un 10 centimetri più alta. Ecco, allora forse, perché poi a quel punto troverebbe il modo di prendere Paolo e di prendere la traversa anche in quel modo. E vi ricordo una cosa: il mio canale valuta l'obiettività della cosa, cioè valuta quello che è il campo e i giocatori come giocano in campo, via via, quindi su ogni partita. Però io mi rivolgo a Malati del Pisa su Facebook. Chiusa la parentesi, benissimo. Poi quindi che dire più? Pisa che finisce, diciamo così, il primo tempo in avanti. Le squadre scendono negli spogliatoi sul 2-1 per la Cremonese. Benissimo. E Pisa si meritava forse anche il pareggio, eh? Si meritava forse anche il pareggio nel primo tempo, perché i ragazzi, insomma, alla fine hanno dato veramente tanto. Comunque, all'inizio del secondo tempo, cosa incredibile, D'Angelo corre ai ripari e mette Birimbelli al posto di Meroni, cosa che rarissime volte ha fatto una cosa del genere. Vabbè, poi al 55esimo un'altra occasione per noi, al 58esimo tira Vido, ma Carnisecchi salva, dice no. Beh, a proposito di portieri, io direi che oggi Gori ci ha messo il suo e ha tenuto il Pisa a galla fino alla fine. 3 parate strepitose, sto ragazzo è sempre più bravo, veramente ci ha salvato niente, nel senso, però ha tenuto il Pisa, diciamo, in condizione di riuscire a pareggiare, o comunque l'intento era quello. Va bene, sostituzioni: Gucker per Lisi, Soddimo per Mazzura, Marconi per Mazzitelli e Mastino per Vido. Abbiamo visto Mastino forse? No, io non ho visto Mastino. Comunque commentate poi, commentate, mi raccomando, perché i commenti oggi devono arrivare a pioggia, ragazzi, su quello che io dico. Mi raccomando, perché io voglio sapere le vostre impressioni e voglio sapere se io sto dicendo bene o sto dicendo male, perché veramente mi interessa la vostra opinione sulla partita di oggi. Benissimo, Marconi ha fatto quello che ha potuto, un colpo di testa, ma se non arrivano i palloni, non è che... Vabbè, Soddimo bravo, quindi anche per me, insomma, Soddimo su Mazzura, ma io non dico niente su Mazzura, chiudo la bocca, perché se no, anzi no, una cosa la dico, per me poteva tornare a Livorno. Se è quello che penso di marzo, vabbè. E poi Beghetto, bravo Beghetto, bravo veramente veramente bravo Beghetto, perché
insomma, ha veramente giocato una bella partita, secondo me. Quindi abbiamo detto, bravo Gori, bravo Vido, bravissimo, e Beghetto l'abbiamo appena detto, bravo Marin, bravo Varnie e bravo Caraccio, veramente. Sul pezzuto che dire, lasciamo perdere, rigore, secondo me, rigore tutta la vita, poi fallo su Lisi non fischiato, giustamente D'Angelo si arrabbia, e quello che fa ammonisce D'Angelo, apposta. E intanto siamo sempre lì, c'è nulla a fare. Cosa facciamo? Andiamo a valutare ancora gli arbitri? Incompetenza assoluta? Boh, non lo so. Quest'anno, veramente, voglio dire, vale, rigori si inventano e allora si danno. Per noi mai, ma nemmeno quando ci sono. Cioè, non è che i rigori devono inventare, no, nemmeno quando ci sono si danno i rigori. Vabbè, allora è così, c'è nulla a fare. Uno schifo. Vabbè. Che dire più? Io non dico che uno alla fine doveva, dici no, Matteo, no, ma vincere no, però pareggio sì, perché i ragazzi se lo sarebbero anche meritato, specialmente nel primo tempo, i ragazzi se lo sarebbero meritato il pareggio, e invece niente, va bene. Poi io a questo punto, ragazzi, non lo so, darei un'occhiata, vabbè, risultati di oggi, alla fine Venezia, cioè alla fine, cioè, voglio dire, ci sono stati risultati, insomma, andiamo a vedere. Pescara ha perso la Regina, ha vinto, che era uno scontro diretto. Poi a noi praticamente in sostanza il Venezia ha vinto sul Frosinone, quindi cioè rimangono invariati, noi rimaniamo all'undicesima posizione, Frosinone rimane lì 10, insomma, andiamo a vedere la classifica. Alla fine, insomma, per noi poco è cambiato, ma va bene così, diciamo, va bene così. Ecco, l'unica cosa è un po' di agrodolce, ecco, diciamo così, un po' di agrodolce, perché poi alla fine insomma il pareggio, secondo me, ci stava tutto. È che anche le sostituzioni, insomma, i nuovi acquisti non hanno dato quell'input in più, al di là di Beghetto, che dovevano forse dare. Questo è quanto, insomma. Poi i ragazzi ci hanno messo il suo, ma i nuovi acquisti sono stati in ombra all'infuori di Beghetto. Va bene, ragazzi, basta. Io per questa analisi la finire qua. Ora, cioè, voglio dire, siamo martedì, incontriamo la Salernitana, che vi ricordo all'andata abbiamo perso 4-1, se non mi sbaglio, se non erro. Dopodiché ci sarà il Monza, un'altra partita tosta, e poi c'è l'Empoli. Abbiamo un trittico di partite, ma speriamo di sbucciarla almeno con un pareggio in qualche parte, insomma, perché la vedo dura, veramente dura. Speriamo di pareggiare anche con l'Empoli, sarebbe, insomma, ci metterei la firma, ecco. Va bene, ragazzi, io per questo video da finire qua. Mi raccomando, commentate, ripeto, perché oggi i vostri commenti mi interessano, specialmente su quello che ho detto, su quello che ho analizzato, perché magari qualcuno magari potrebbe dire no, ma Sandro, perché, va bene, giustamente, o io l'ho vista così, poi magari mi sbaglio, e per carità, insomma, va bene. E mi raccomando, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E poi, ragazzi, io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Ci vediamo martedì per l'analisi di Pisa Salernitana. Grazie.